La storia di un nonno che al telefono col 118 ha salvato il nipote di un anno dall'arresto cardiaco. Il comune di Senaturna, all'interno della Fondazione Musei Senesi, il sindaco Fabio, un ritorno alle origini, Siena deve essere capofila della rete. Consiglio comunale, cambio di destinazione d'uso per Palazzo Sozzini Malavolti, diventerà un hotel di lusso. Lo sport, il Siena Calcio, Tosa Erba in moto allo stadio Artemio Franchi, effettuato il primo intervento di manutenzione. Tutto questo e molto altro ancora fra poco all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con una storia, quella di un neonato di un anno che è stato salvato da un arresto cardiaco dal nonno che ha seguito al telefono le indicazioni dei sanitari del 118 per effettuare una rianimazione cardiopolmonare. Dettagli nel servizio di Simone Damianturi. Una storia straordinaria quella che proviene dall'azienda ASL Toscana Sud-Est. Un bimbo di Monte Oliveto, nel comune di San Gimignano, è stato salvato dal nonno in casa. Il bimbo di quasi 2 anni non stava rispondendo e allora il nonno ha prontamente chiamato il 118. A rispondere Sara Feragalli, infermiera dell'emergenza urgenza, la quale con grande celerità aveva capito che il bimbo era andato in arresto cardiaco da soffocamento. Così Sara Feragalli ha istruito il nonno su come svolgere le manovre di rianimazione cardiopolmonare, manovre riuscite perfettamente e vita del bambino salva. Sì, ieri è stata una giornata molto importante, non è stato fondamentale solo il mio tempestivo intervento, è stato fondamentale il contributo e l'intervento di tutta la centrale operativa del 118, quindi di tutti gli operatori dell'emergenza che sono stati coinvolti nella gestione dell'emergenza stessa. Altrettanto importante è stata la relazione d'aiuto che si è creata con il nonno, il quale è stato sempre concentrato, attento e mi ha permesso di poter essere lì con lui seppur non ci fossi fisicamente. Ecco, lui è stato i miei occhi e le mie mani in quel momento, è stato veramente veramente tanto bravo e assolutamente collaborante e collaborativo, che è fondamentale in queste situazioni che creano una forte tensione, a maggior ragione nella sua posizione che lo vedeva direttamente coinvolto anche dal punto di vista emotivo. È stata sicuramente un'esperienza ricca, non ci sarebbe termine più appropriato per descriverlo, e queste situazioni sono per noi ordinarie. Quello che è stato straordinario è la riuscita, ma soprattutto la collaborazione che si è creata con il nonno del bambino e che ci ha permesso di intervenire velocemente, uniti, garantendo una risposta di qualità al soccorso richiesto. Il bambino poi, raggiunto dall'elicottero Pegaso, è stato trasportato al Meyer di Firenze. Le condizioni, per fortuna, sono buone. Non è stato purtroppo l'unico caso di manovre di soccorso sotto guida telefonica della centrale operativa. Queste sono state effettuate anche nei confronti di un 60enne per un malore che è stato poi trasportato in gravi condizioni alle scotte. Mentre a Montepulciano un'auto è finita contro un albero, a morire è stato un 60enne. Mentre è stato salvato e poi trasportato alle scotte in elisoccorso un 19enne che ha rischiato di annegare alla piscina comunale di Chianciano Terme. Cambiamo adesso argomento. Come annunciato all'interno dei nostri titoli in apertura, il comune tornerà all'interno della Fondazione Musei Senesi. Queste le parole del sindaco Nicoletta Fabio che durante il consiglio comunale, rispondendo all'interrogazione presentata dalla consigliera comunale Gabriella Piccini, ha affermato che Siena dovrà fare da capofila alla rete della Fondazione Musei Senesi. Sentiamo. È un'intenzione, o meglio una volontà che ho avuto fin dalla campagna elettorale sostanzialmente, quindi prima ancora di ricevere quell'interrogazione avevo già concordato con la giunta appunto questa volontà, che è un po' un ritorno alle origini, visto che il comune di Siena, direi, ovviamente faceva parte, era fra i soci fondatori di questa istituzione, che può quindi tornare ad essere una collaborazione proficua per il comune di Siena. Un ritorno alle origini con obiettivo quello di essere capofila della rete, l'annuncio
sulla volontà di ritornare dentro Fondazione Mussei Senese è arrivato durante la seduta del Consiglio Comunale in risposta all'interrogazione presentata dalla consigliera comunale Gabriella Piccinni sulla partecipazione del Comune di Siena alla Fondazione Mussei Senesi e sulla collaborazione tra le istituzioni per la produzione espositiva. Ho presentato questa interrogazione perché veramente trovai l'uscita, come molti insomma che operavano nel mondo della cultura, l'uscita immotivata del sindaco De Mossi dalla Fondazione Mussei Senesi un atto sconsiderato di isolamento autarchico proprio, e quindi ho voluto chiamare proprio la sindaca e rispondere di ciò che aveva detto in campagna elettorale. Io voglio che il comune recuperi il suo ruolo di capoluogo, e devo dire con piacere insomma ho visto che questa mia sollecitazione ha provocato una risposta positiva. Naturalmente verranno studiate le forme, i contenuti, i modi migliori per portare avanti questa azione, e staremo vigili come sempre per vedere l'attuazione concreta di questi atti. Però questo è un banco di prova appunto per vedere quanto il Comune è in grado di recuperare il suo ruolo di capoluogo importantissimo. Creare un distretto culturale e fare rete con i vari poli museali presenti sul territorio è certamente uno degli obiettivi di questo mandato, ha ribadito il sindaco Fabio, che questa mattina ha ricevuto una nota della Fondazione che provvederà ad analizzare le proposte prima di procedere alla formalizzazione del rientro del Comune. Cambio di destinazione d'uso per Palazzo Sozzini Malavolti in via di Pantaneto. L'idea è quella di far diventare la struttura un lussuoso albergo a 5 stelle. Filippo Megliattini. Palazzo Sozzini Malavolti è sempre più vicino a diventare un albergo di lusso a 5 stelle. Il Consiglio Comunale ha approvato con 23 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti, la variante semplificata al piano operativo per il cambio di destinazione ad uso turistico ricettivo di tipo alberghiero dell'immobile. La struttura è vuota da anni e il proprietario, la BNP Paribas Real Estate Investment Management, ha chiesto al Comune il cambio di destinazione d'uso. La sovrintendenza ha dato il nulla osta e seguirà la fase di progettazione. Rivendico con orgoglio che il primo atto urbanistico della nuova amministrazione Fabio sia un atto importante che va incontro a delle esigenze del territorio, va a cambiare la destinazione di un palazzo chiuso dal 2007, va incontro in quello che è l'esigenza che ha la nostra città, cioè trovare strutture recettive che siano in grado di trattenere il turista per più notti. Lo fa attraverso questa variante nella quale ho visto un dibattito, anche un dibattito sereno tra maggioranza e opposizione. Ringrazio anche molti interventi a sostegno della variante. Devo dire che vedo da parte del PD ancora un tentativo di cercare di essere ancora in campagna elettorale e ferma a delle posizioni che ormai sono un po' antiquate. Dovrebbero capire che le esigenze della città sono altre, e con questi primi atti noi rispondiamo in maniera concreta a quello che può essere il futuro sviluppo della città. Tra i voti contrari, quello del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Giulia Mazzarelli. Il mio voto contrario è un voto contrario, diciamo, alla prospettiva, come abbiamo più volte ricordato all'interno di questo Consiglio Comunale ed è stato ricordato anche dai miei colleghi del Partito Democratico. Non siamo assolutamente contrari allo sviluppo della nostra città, non siamo contrari al fatto che ci siano degli investitori privati che realizzano un albergo a 5 stelle, siamo contrari al fatto che questa pianificazione non sia organizzata in modo completo e che quindi tenga in considerazione tutta una serie di elementi che certo devono valorizzare lo sviluppo, ma anche tantissime altre questioni. E restiamo sempre in Consiglio Comunale, dove è stato approvato l'assestamento del bilancio preventivo. Filippo Megliattini. Con 20 voti favorevoli, 8 contrari e 3 astenuti è stato approvato dal Consiglio Comunale l'assestamento generale del bilancio preventivo 2023-2025. Il bilancio di un comune è un bilancio che è previsto per legge in progress, perché si fanno all'inizio degli appostamenti, degli accertamenti si chiamano, si crea le partite attive e si creano le partite passive. Logicamente non sono partite fisse, perché si verificano nel corso dell'amministrazione delle variazioni che sono variazioni necessarie, che possono riguardare lavori pubblici, che possono riguardare un'opera particolare, possono riguardare un ente in cui ci sa delle partecipazioni o un ente in house, per cui la legge prevede proprio che entro il 31 di luglio queste variazioni possano essere portate. L'importante è che quando si fanno si mantengano gli equilibri di bilancio, perché il bilancio delle pubbliche amministrazioni
non deve avere né un avanzo né un disavanzo. Tra i voti contrari quello del consigliere del Partito Democratico Alessandro Masi. Intanto si è messo la 18ª variazione al preventivo insieme all'assestamento, che invece è un atto solenne e separato. Dicono sempre che il bilancio è bello perché è variante, ma le variazioni naturalmente devono seguire un filo logico. E qui si capisce, l'amministrazione è appena entrata, ma dall'assestamento noi bisogna cercare di ricavare qual è il tema, qual è la tendenza. E la tendenza, con tutte le opere pubbliche naturalmente che con il PNR sono state messe in campo, ma non so se sono state valutate anche in termini di sostenibilità, la tendenza è l'aumento della spesa corrente, oltre al fatto che è più che mai importante ed urgente la nomina di un direttore del settore finanziario. Sulla necessità di nominare un direttore del settore finanziario è d'accordo anche l'assessore Riccardo Pagni. L'amministrazione è consapevole di questa necessità e si farà prossimamente una selezione per avere un dirigente. Logicamente deve essere un dirigente bravo, all'altezza di un'amministrazione importante come quella di Siena. Approvato anche il bilancio della biblioteca comunale, tutti i dettagli nel servizio. I bilanci sotto il profilo, diciamo, della regolarità contabile sono risultati perfetti e riscontrati dal Collegio dei Sindaci Revisori. Si tratta però di là dei bilanci, le richieste anche dell'opposizione hanno riguardato soprattutto lo sviluppo della biblioteca comunale, perciò una valorizzazione ancora maggiore di quello che è questo patrimonio così importante. E bisogna crescere ugualmente il patrimonio librario, perché escono milioni di libri, esiste però anche l'e-book, esistono anche i sistemi telematici, e il lavoro che andrà fatto un lavoro di adeguamento tra quello e l'altro, penso, è un lavoro di programmazione, mantenendo integro questo patrimonio così importante. È stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 della Biblioteca Comunale degli Intronati e il rendiconto della gestione del bilancio anno 2022 della stessa biblioteca. Ad astenersi il consigliere comunale di Persena Vanni Griccioli. Per quanto riguarda la biblioteca, che è un'istituzione fondamentale per quanto riguarda tutta la città, noi abbiamo espresso di non partecipare al voto al bilancio per le tante motivazioni che sono collegate a problematiche interne alla biblioteca stessa, e soprattutto perché ancora non abbiamo capito se la nuova amministrazione vuole seguire le impronte della precedente, ovvero usarla come ufficio comunale oppure come istituzione in un qualche modo indipendente con i propri direttori e presidente, che possono comunque portare avanti i propri progetti portando i soldi che vengono da bandi vinti alla biblioteca e non altrove. E sulla proposta del presidente Ascheri di continuare ma con un riconoscimento economico, l'assessore Pagni prende tempo. Io non ho affrontato come assessore al bilancio il discorso politico e noi siamo in carica da un mese e mezzo, per cui ci dobbiamo guardare intorno, dobbiamo capire, dobbiamo verificare e poi dobbiamo fare delle scelte che abbiano, diciamo, che siano scelte culate, ponderate e non che siano scelte prese nell'impulso. Noi dobbiamo fare bene come amministrazione, ma non dobbiamo bruciare le tappe per accontentare nessuno. Un incontro proficuo, quello fra l'assessore al commercio Vanna Giunti e il sindaco Nicoletta Fabio e l'associazione di categoria. Obiettivo quello di fare dei tavoli permanenti per risolvere le criticità. L'assessore al turismo e al commercio del comune di Siena Vanna Giunti insieme al sindaco Nicoletta Fabio hanno incontrato le associazioni di categoria del territorio, un incontro che ha messo in evidenza la necessità di condividere un percorso virtuoso fatto di progettualità comuni. Una concreta condivisione nel portare avanti obiettivi comuni per la rinascita, per il rilancio di questa città e una profonda intenzione alla collaborazione. Già dai primi confronti che sono emersi ieri, è chiaro, c'erano tutte le associazioni, quindi ci sarà modo poi di incontrarle singolarmente a seconda delle varie esigenze che si presenteranno in questo periodo. Ci sono stati già interessanti spunti per poter iniziare un lavoro e soprattutto abbiamo individuato un importante metodo, che è quello di
vedersi, di confrontarsi con una certa regolarità per fronteggiare le varie situazioni che sappiamo dobbiamo rivedere, non voglio, anche risolvere sicuramente. Ecco, rispetto proprio a questo, la interrompo, quali sono state appunto rispetto anche agli incontri prossimi che farete le criticità emerse ieri e quindi se avete già messo sul tavolo delle soluzioni? Beh, allora le criticità sono quelle che ormai vengono fuori da diverso tempo, e cioè molti negozi che sono chiusi, i prezzi degli affitti molto alti e la criticità maggiore è stata quella di una mancanza di relazione negli ultimi tempi, e questo è sicuramente il primo aspetto su cui noi punteremo, perché il confronto è una ricchezza reciproca. Noi ci metteremo a disposizione all'ascolto diciamo delle loro esigenze, loro dovranno anche comprendere le nostre posizioni di pubblica amministrazione, ovviamente, perché è chiaro che il nostro obiettivo è quello di creare un tessuto sociale positivo e sereno per tutti gli attori, perché ovviamente il nostro primo attore principale comunque è il cittadino, e quindi noi abbiamo l'obbligo di contemperare le varie esigenze, ma devo dire che da parte loro c'è stata una significativa disponibilità comunque al dialogo e al confronto, e anche un apprezzamento per questa nostra scelta di fare questo incontro. Passiamo adesso alla sanità, liste di attesa dalla Regione Toscana, nuovi indirizzi e prescrizioni e gestione delle agende. Il servizio. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, ha approvato i nuovi indirizzi sul governo della relazione tra domanda e offerta delle prestazioni sanitarie. Di fronte a un crescente aumento di richieste di prestazioni, spiega l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, questa delibera è lo strumento con cui intendiamo garantire ai cittadini un adeguato accesso alle loro diagnosi e alla cura, contenendo la creazione di liste di attesa per chi di quelle prestazioni ha un urgente, reale bisogno. Gli indirizzi individuati consentiranno di riorientare il sistema e dare delle risposte alle criticità emerse negli ultimi anni. Dopo la pandemia, infatti, le richieste di visite specialistiche e prestazioni strumentali sono aumentate in media del 28%, più nel dettaglio sono cresciute del 24,6% le visite di primo accesso e del 31% le prestazioni di diagnostica strumentale. Le richieste per risonanza magnetica sono esplose, e anche per le TAC il dato non è molto inferiore, cresciute del 48% e passate da 251.000 a 372.000. Si tratta di un aumento ben superiore a quello atteso in base all'invecchiamento della popolazione e al numero di persone con patologie croniche ed oncologiche, commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani, da qui la necessità maturata in modo unanime di agire con decisione sul versante del governo della domanda. Per omogeneizzare le modalità prescrittive di risonanza e TAC, la Giunta ha deciso di recepire le note di appropriatezza prescrittiva contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 riguardo i LEA, ovvero livelli essenziali di assistenza. Si tratta di un primo strumento, commenta l'assessore Bezzini, per garantire la conduzione di esami diagnostici nei tempi opportuni e per la corretta presa in carico dei bisogni di salute della persona assistita, evitando di ricorrere alla diagnostica pesante laddove la diagnosi può essere effettuata con altre metodiche. Nella delibera inoltre si richiama ad un corretto impiego dei codici di accesso che si riferiscono alle condizioni di salute del paziente e alla gravità del quadro clinico. La delibera prevede inoltre una migliore e più dettagliata codifica dei quesiti diagnostici utili al fine delle decisioni cliniche. L'obiettivo anche in questo caso è il miglioramento della continuità assistenziale e la riduzione delle liste di attesa. Ancora sanità, l'ospedale di Nottola è green, risparmio e tutela dell'ambiente grazie al nuovo cogeneratore. Dettagli nel servizio di Simone Giani. È stato inaugurato il cogeneratore di energia elettrica e termica dell'ospedale di Nottola. L'impianto è stato pensato dall'azienda USL Toscana Sud-Est per vincere una battaglia che la porta ad affiancare la cura della salute dei cittadini a quella dell'ambiente, passando per quella delle finanze pubbliche. Sicuramente questo è un intervento importantissimo che qualifica molto l'ospedale. Ospedale che, devo ricordare, ha una vocazione per quanto riguarda la politica ambientale e risparmio energetico, perché già 15 anni fa, in un momento in cui ancora di politica ambientale, di problemi energetici forse non se ne parlava come oggi, noi ottenemmo una certificazione ambientale e installammo anche un impianto fotovoltaico, quindi abbiamo sempre avuto attenzione a questi problemi. Ovviamente in questo contesto odierno in cui la politica
politica energetica, le politiche ambientali sono diventati stringenti e di grande attualità. Noi siamo orgogliosi di avere questa realizzazione di questo impianto che ci aiuterà a produrre energia. Sì, l'azienda si sta muovendo in questa direzione, si sta muovendo sia sul versante produzione sia sul versante contrazione dei consumi. Sul versante produzione, gli impianti di cogenerazione che abbiamo posizionato in molti dei 13 ospedali della Sud-Est, questo è il sesto impianto che posizioniamo nei nostri ospedali, garantisce un recupero economico netto all'anno di 500.000 euro rispetto al valore delle bollette di questi periodi. Spostiamoci adesso in Val d'Elsa, il commissariato della Polizia di Stato di Poggibonsi si è trasferito momentaneamente dal centro storico di Poggibonsi al quartiere Salceto. Il trasferimento è dovuto ai lavori di adeguamento nel palazzo che ospita la sede della Polizia di Stato. Simone Damianturi. Il commissariato della Polizia di Stato di Poggibonsi si è trasferito temporaneamente. L'edificio di Piazza Fratelli Rosselli, che fu l'antica casa del fascio, ha bisogno di adeguamenti. Così gli uffici al pubblico della Polizia di Stato si sono spostati in un edificio più moderno nel quartiere di Salceto, quartiere che venne costruito negli anni Ottanta e che doveva costituire il centro direzionale della città valdelsana. La nuova sede temporanea della Polizia si trova accanto alla sede della Guardia di Finanza, nello stesso palazzo dove c'erano gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche questi ultimi trasferiti ma sempre all'interno della zona di Salceto. Il termine dei lavori di adeguamento all'ex Casa del Fascio di Piazza Fratelli Rosselli non è stato comunicato. Dunque, fino ad altra comunicazione, tutti gli uffici aperti al pubblico della Polizia di Stato in Poggibonsi rimarranno a Salceto. Adesso la nostra pagina sportiva, primo trattamento per il manto erboso dello stadio Artemio Franchi. Intanto la Covisoc ha reso noto le motivazioni che hanno portato all'esclusione del Siena dai professionisti. Filippo Megliattini. Doserba in moto allo stadio Artemio Franchi. Emiliano Montanari ha tenuto fede a quanto detto nel comunicato provocatorio contro il comune di Siena e ha effettuato un primo intervento al manto erboso. Oggi abbiamo visto, ancora dobbiamo fare le verifiche ovviamente tecnico-scientifiche, che qualcosa è cambiato, un primo lavoro può darsi sia stato fatto. Naturalmente quello che interessa a questa amministrazione non è fare polemica, ma è cercare di salvaguardare e tutelare un impianto che è del Comune di Siena e quindi di tutta la città, nient'altro. Quello che ci interessa è che non arrivi l'irreparabile, cioè il momento in cui i tecnici ci dicono che il manto erboso è completamente rovinato. Per quanto grave la situazione dell'erba dello stadio Franchi, non è assolutamente la più scottante in casa Siena Calcio. La Covisoc ha diffuso le motivazioni che hanno portato all'esclusione dei bianconeri dalla Serie C e spaziano dalla mancata fideiussione al non versamento dei contributi IRPEF fino ad una scarsa documentazione relativa ai pagamenti che avrebbe effettuato ai propri tesserati. Per quanto riguarda il futuro, la palla è in mano alla FIGC e alla Lega Nazionale Dilettanti, che dovranno decidere se la richiesta di iscrizione in soprannumero inviata da Montanari è accettabile oppure no, considerando che è già proprietario del Legnano. In base a questa risposta poi si apriranno una serie di scenari che terranno banco nella Siena del Calcio per tutta l'estate. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, poi a seguire torna Roberto Rosa con storie da raccontare. Mentre alle 20.30 ci sarà la replica del nostro OTG. Per quanto riguarda l'informazione locale, l'appuntamento è a domani, come sempre, a partire dalle 20.30.